Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma io vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Parola del Signore. Il comandamento dell'amore è in fondo l'unico comandamento che Gesù ci ha lasciato. Amarsi gli uni gli altri sembrerebbe la cosa più semplice da fare e anche la più spontanea, ma sappiamo che non è così, soprattutto quando l'amore presuppone un perdono e la riconciliazione. Infatti, Gesù ci chiede di amarci come Lui ci ha amato fino a dare la vita per noi. Egli sa chiamare quando all'altra parte c'è qualcuno che ci corrisponde e riconosce il nostro affetto. È facile e naturale. Ma l'amore di Dio va in profondità e diventa l'amore per tutti, in particolare verso coloro che ci odiano e ci respingono. Questo tipo di amore è squisitamente divino, ma Egli lo vuole insegnare anche a noi, amandoci, Lui per primo, e accettando tutte le nostre infedeltà e i nostri tradimenti. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. La chiamata ad essere apostoli e testimoni di questo amore non è un merito né un risultato da conquistare, ma è dono gratuito. Se Dio ha scelto noi, è perché conosce le nostre capacità, i nostri limiti e sa che con il suo aiuto possiamo portare frutti buoni. Egli continua a mandare operai nella sua messe, chiedendoci soltanto di mettere in pratica il suo amore, iniziando nelle relazioni in famiglia, tra amici, nell'ambiente ecclesiale, fino ad ampliare l'orizzonte verso i nostri fratelli più lontani e dispersi. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. L'amore è il significato ultimo di tutto quello che ci circonda. Non è solo una sensazione, è la verità, è la gioia che è la fonte di tutta la creazione.